Terroir Marche, vini e vignaiuoli bio, una iniziativa che a metà maggio partirà appunto nelle Marche. Qui a Vinitaly, alla 49esima edizione di Vinitaly, sono presenti 10 aziende che parteciperanno all'iniziativa. La prima manifestazione di tal senso, di tale portata nelle Marche. Ne parliamo con Luca Casadei, che cura l'ufficio stampa del consorzio Terroir Marche. Come è nata questa idea e perché si punta sul bio? Allora, le Marche sono la seconda regione in Italia per percentuale di agricoltura biologica. Non solo, ma sono in grado di esprimere dei livelli di eccellenza significativi, e dal di qui è nata la voglia di comunicarlo e di organizzare un appuntamento nazionale che appunto si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio. E l'idea è nata da un consorzio, appunto Terroir Marche, nato 2 anni fa e che presenta questa prima proposta con laboratori dedicati ai vitigni tipici delle Marche, un'agricoltura biologica che è anche un'agricoltura etica, di rispetto dell'ambiente, rispetto della natura, oltre che dei consumatori, e vedrà appunto 2 giorni di degustazioni guidate, laboratori in centro storico ad Ascoli Piceno, pur rappresentando comunque cantine che vengono dalle 4 province delle Marche, quindi Ancona, Macerata, Pesaro Urbino e Ascoli. E in questi 2 giorni, oltre che le degustazioni, ci saranno anche dei momenti culturali di confronto sulla unicità dell'agricoltura biologica e del perché, voglio dire, in futuro sarà sempre più importante puntare su questo tipo di coltivazione. Sì, ci sarà una tavola rotonda, un incontro pubblico e nei giorni precedenti, probabilmente mercoledì e venerdì, 2 appuntamenti diciamo preparatori della fiera, e anche durante la fiera sarà possibile incontrare, avvicinare gli agricoltori e sentire la loro testimonianza sulle pratiche di agricoltura biologica che poi viene portata avanti appunto all'interno delle loro aziende. Alle nostre spalle ci sono 3 produttori che hanno puntato su questa specialità. Io, se mi permette, li sentirei e i problemi che hanno dovuto incontrare, come li hanno risolti e se sono contenti della scelta fatta. Si presenta, lei rappresenta la... Paolini della PS Winery, Paolini e Stanford. Noi siamo biologici fin dalla nascita, è stata una scelta per noi, diciamo, naturale, proprio in tutti i sensi, nel senso che noi produciamo del vino che vorremmo bere noi, e quindi portiamo tutta l'attenzione nel campo, nel fare il vino, cerchiamo di andare incontro a quello che è la nostra esigenza prima, cioè fare un vino pulito e quindi senza alcuna aggiunta, naturale il più possibile. Avete trovato delle difficoltà in questa scelta? Ovviamente ci sono difficoltà ogni anno, però cerchiamo di seguire la natura, il ritmo della natura, per cui ogni anno è differente dall'altro. Può esserci un anno molto piovoso in cui le muffe attaccano prima e in quel caso vendemmiamo meno quantità, non c'è un'altra scelta. Preferiamo però perdere della parte del prodotto piuttosto che conservarlo usando non so, pesticidi per quello che riguarda le erbe e via dicendo. Preferiamo lavorare molto di più nel campo, quindi ci sono più ore di lavoro, una fatica maggiore, ma avere un prodotto che ci soddisfi appieno. In 2 parole la sua azienda, quali sono i vini prodotti, quante bottiglie, dove le commercializzate? La nostra azienda è nata nel 2010, molto giovane, ho un socio statunitense, per cui abbiamo come produzione una parte legata al territorio, fatta da Pecorino e Montepulciano, una parte invece più internazionale, quindi abbiamo il Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc e Syrah. Produciamo fino a 25.000 bottiglie circa l'anno, i vigneti sono molto giovani, quindi arriveremo magari a 30.000 bottiglie. Commercializziamo negli Stati Uniti, ovviamente grazie al mio socio, in Europa e molto in Italia. Grazie. Stesse domande alla signora che si presenta e ci dice il perché della scelta di agricoltura biologica. Noi siamo un'azienda, io sono Francesca Pantaloni, l'azienda Pantaleone,
e noi siamo due sorelle che siamo nel 2005 subentrate nella gestione dell'azienda collaborando con nostro padre. Già quindi l'azienda avviata da papà era in biologico e noi abbiamo portato avanti diciamo questa ideologia. Che già ha detto era biologica. Biologico, sì, e crediamo nel biologico perché soprattutto per quanto riguarda il rispetto del territorio, quindi i metodi di produzione e infatti il nostro filo non è solo il prodotto ma proprio è il rispetto dell'ambiente, quello che ci caratterizza. E per quanto riguarda poi il vino, noi cerchiamo, crediamo che l'intervento dell'uomo deve essere al minimo, perché quello che è importante è il prodotto, è l'uva, che sia di qualità, che sia sana, e poi dopo tutto viene con sé per quanto riguarda la lavorazione in cantina. Logicamente nel produrre biologico si vanno incontro alle delle difficoltà. Noi veniamo ad esempio da un anno dove i cambiamenti climatici ci hanno creato dei problemi nella gestione dei vigneti, anche perché la nostra azienda è un'azienda in collina con un'esposizione particolare, quindi mio padre può ben testimoniare che spesse volte lotti anche contro, metti a repentaglio anche la vita stessa per entrare nei campi e per la coltivazione, però crediamo fermamente nel biologico e andiamo avanti. Benissimo, in due parole la sua azienda, quante bottiglie predisponete ogni anno, quali sono i vini e dove li commercializzate? Allora, la produzione annuale si attesta sulle 50.000 bottiglie. Abbiamo, per quanto riguarda la produzione, pecorino e passerina per i bianchi, mentre i rossi facciamo Sangiovese, Montepulciano, e poi stiamo portando avanti anche il recupero di un antico vitigno che è il Bordeaux. E dove commercializzate? Allora, commercializziamo oltre che a livello locale e in qualcosa in Italia, anche in Francia, in Svizzera e qualcosa in America. Dice come gli altri suoi colleghi si sono presentati e perché avete fatto la scelta di agricoltura biologica e i problemi che avete incontrato. Allora, io rappresento la Valle del Sole, azienda fondata da mio padre, il quale ha scelto di condurre l'azienda e i terreni con il metodo dell'agricoltura biologica da circa 20 anni. E dove ha sede la sua azienda? Noi ci troviamo ad Offida, nel cuore della DOC del Rosso Piceno Superiore e della DOCG Offida. E i motivi per cui si è fatta la scelta di agricoltura biologica e perché non ritornerete indietro, mi ha detto. Okay. Allora, l'agricoltura biologica è per noi l'unico modo per coltivare la terra, e questo perché è importante sia per la tutela dell'ambiente ma anche della salute dell'uomo, e comunque è un modo, secondo noi è il modo migliore appunto per affacciarsi all'agricoltura, e abbiamo scelto appunto di condurre i vigneti in maniera biologica perché è stata una cosa abbastanza naturale. Produciamo 4 vini, due dei quali sono Offida DOCG e l'altro è un IGT Marche Passerina, mentre l'ultimo è l'Offida Pecorino DOCG. Produciamo 20.000 bottiglie e commercializziamo in particolar modo nelle Marche, in Italia e una parte in Svizzera e in Germania. Bene. Abbiamo conosciuto tre produttori, adesso Luca Casadei ci dirà quali sono gli altri che partecipano in maggio a Terroir Marche, vini e vignaiuoli bio. Sì, saranno presenti come dicevo prima 11 cantine, in particolare Pievalta, la Valle del Sole, la cantina Paolini e Stanford, Valturio, Aurora, Fiorano, la Distesa, la Marca di San Michele, Pantaleoni, Vigneti Vallorani e Colle Stefano. Una manifestazione a cui non si può mancare, insomma, a cui, voglio dire, una realtà di questo genere, una manifestazione di questo genere dove propone tutti i produttori bio, è una manifestazione che nasce e che avrà sicuramente un successo notevole nei prossimi anni. Grazie.